Presidente, anche la Camera di Commercio dunque fa parte di questa grande famiglia per creare le Olimpiadi 2020. Certamente la Camera di Commercio ha creduto immediatamente a questa iniziativa, perché è un'iniziativa, tutti lo sappiamo ormai, imperdibile per l'economia e il benessere del territorio provinciale di competenza della Camera di Commercio di Venezia, ma anche di tutto il Veneto e dell'Italia del Nord. E il nostro compito è di supportare questa iniziativa in tutti i modi, economici, e l'abbiamo fatto, ma adesso di stimolo. C'è un accordo trasversale a livello politico, perché questa è un'iniziativa che ha molti aspetti politici perché Venezia sia scelta, e credo che i nostri ministri veneti dovranno andare nelle sedi opportune a Roma, nel cosiddetto transatlantico, a perorare la nostra causa, perché in ordine alfabetico, se il ministro Brunetta, il ministro Tremonti, il ministro Zaia parlano tra noi qui nel Veneto, non ci siamo, dobbiamo andare a Roma a parlare. I ministri devono fare pressione nel governo perché questo fatto sia giudicato e valutato obiettivamente, senza se e senza ma, senza favoritismi, perché Roma è eterna, ma Venezia, se non è eterna, è bellissima. Senta Presidente, la Camera di Commercio dice sì a che cosa? Dice sì a tutto quanto attiene l'organizzazione delle Olimpiadi, dalla pubblicazione, dalla pubblicità qui attraverso gli operatori economici. I dettagli li dirà il dottor Crosta, di come cerchiamo di muovere l'opinione pubblica locale, ma ripeto, questo è un fatto importante, importantissimo, che i deputati, i senatori, i rappresentanti politici, i sindaci della zona si stiano muovendo in tutti i sensi, facendo l'impossibile, perché andando a Roma e con un accordo per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana trasversale, ma veramente trasversale, non di facciata, e non basta, dobbiamo, questo aspetto deve essere a livello di governo, perché alla fine è il governo che dirà l'ultima parola, che ne dica qualcuno, e scrivetele queste cose, perché non siamo nati ieri. Una scelta di Roma eventuale, che conseguenze potrebbe avere per Venezia? Una certa delusione, perché ci dovranno spiegare il perché di questa scelta, e in base all'informazione che abbiamo oggi dello stato di fatto e di quello che dovremmo fare nei prossimi 10 anni, ci dà certamente in vantaggio sotto il profilo delle infrastrutture, sotto il profilo della bellezza della zona, dei costi per organizzare queste Olimpiadi, per tutto un assieme, per problemi anche geografici. Siamo al centro dell'Europa, Roma con tutto il rispetto non è al centro dell'Europa, qui siamo in un'area di 500 km, siamo in tutta Europa, ci sono tantissime problematiche e motivazioni favorevoli a Venezia. Salvo che le decisioni politiche, speriamo non pilotate, decidono per Roma, ma non ne capiamo il perché. Quindi la Camera di Commercio si muoverà pesantemente per quanto attiene le sue potenzialità, i suoi poteri, con le colleghe di Padova e di Treviso che hanno deliberato di partecipare, di chiedere l'adesione, e Padova l'ha già deliberato, quindi interessando l'Unione Camere del Veneto, l'Unione delle 7 Camere del Veneto. Quindi per quanto attiene alle iniziative che le Camere saranno in grado e potranno fare, le faremo senz'altro, in modo deciso, fermo e senza guardare in faccia a nessuno. Per le realtà commerciali locali, quali possono essere i vantaggi da un evento come questo? Beh, lei capisce che un evento come le Olimpiadi porta vantaggi 5 anni prima e 3 anni dopo alle attività commerciali, ma non solo al turismo, a tutto l'indotto, e non solo al commercio, ma all'artigianato, all'agricoltura, all'enogastronomico, al fatto che verranno costruite delle infrastrutture che senza l'occasione delle Olimpiadi probabilmente verranno costruite lo stesso, ma quando? Saremo davanti a fatti certi relativamente alle infrastrutture, a date certe, a impegni precisi, non i soliti impegni faremo. Quindi fatti certi, date certe, e per le attività commerciali, turistiche,
e anche artigianali, sarà un benessere che è duraturo, non i 15, 20 giorni, 30 giorni del periodo delle Olimpiadi, ma addirittura secondo i documenti, secondo gli studi fatti, 5 anni prima, 3 anni dopo. Quindi sarà un fatto che rimarrà nella storia. Svantaggi? Dipende se il cittadino veneziano Doc, quello che risiede da sempre a Venezia, dovrà certamente sopportare qualche disagio, ma al di là delle battute, anche il flusso del turismo e dei turisti dovrà e sarà regolato, regolamentato. Non si parla di ticket, non si parla di permessi di entrata, sarà regolamentato, sarà l'occasione buona per finalmente organizzare i flussi turistici, determinare dei percorsi, stabilire delle priorità. Se non lo faremo con le Olimpiadi, anzi preparandoci molto prima alle Olimpiadi, credo che perderemo un'ulteriore occasione di far vedere al mondo Venezia in modo organizzato, in modo sistematico.